E quando la filosofia che ha animato anche la ricerca scientifica, a un certo punto un nuovo impulso scientifico vedrà in alcuni fardelli che la filosofia poneva la necessità di distaccarsene per arrivare, come sappiamo con la vicenda di Galileo e l'epoca in cui la scienza cerca una sua emancipazione per andare attraverso il sistema empirico alla scoperta della verità delle cose e del come delle cose, siamo sempre in questo itinerario continuo di ricerca. Ora mi nasceva la riflessione, dicevo, se nonostante questo boom scientifico senza precedenti e sviluppo tecnologico che neanche solo, io a volte parlo con mia mamma che farà tra pochi giorni 90 anni e che quindi è passata, nata subito dopo la prima, passata attraverso la seconda, quindi ha conosciuto un pezzo di storia dell'umanità, almeno quella che è riuscita lei a vedere, e risulta difficile immaginare la velocità con cui sono avvenuti i cambiamenti di cui lei stessa oggi constata la presenza, la tecnologia che ne è venuta da una ricerca scientifica. Eppure, se domandi alle persone qual è la paura maggiore che hai, le persone ti dicono la morte. Perché la scienza a questo punto è in grado di dare quel farmaco, quel rimedio che assicura una serenità alla propria vita. Perché l'uomo nel mito trova la consolazione della divinità, del Dio, degli dèi, che gli dice dove andrai dopo. La filosofia, nelle sue espressioni alcune almeno, hanno postulato e hanno individuato l'immortalità dell'anima, una grande consolazione. Sapere che c'è un'anima immortale che continua anche dopo la fine del corpo. Platone, capo stipite di questo grande impianto. Naturalmente, espressioni filosofiche anche di altro genere, il cosiddetto nichilismo, dove appunto si considera che con la cessazione, con gli occhi che si chiudono, sia una fine, non vai da nessuna parte, passi dall'essere al nulla. Ora, fare della filosofia della religione nel nostro tempo, io non solo penso che sia utile, penso che sia necessario.